Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di una corsa contro la Sladige per una speranza di vita. Oggi abbiamo la fortuna di essere in un bellissimo giardino, poi vi racconterò di chi è. E sembra di essere in uno stadio di calcio Wembley, è veramente bello. Allora, oggi la tappa era una tappa particolare, partiva da Dolcè, dove sono arrivato ieri, andavo in quel di Legnago, erano circa 80 km. Ho passato i paesi di Dolcè, Verona, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Isola Rizza, Angiari e Legnago. Roverchiara, chiaramente prima di Angiari, ci sono parecchi paesi, ma vi ho letto i principali. È stato un viaggio molto 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 duro, perché oggi vi posso assicurare sono partito prestissimo alle 4, ma praticamente alle ore 10 e mezza 11 c'erano esattamente 32 gradi. La temperatura è aumentata fino a 36 e quindi temperature veramente pazzesche, e mi sono fatto tutta la strada delle campagne in zona veronese con un sole cocente, però d'altronde avevo mia sorella al seguito che mi ha seguito, mi dava costantemente l'acqua che avevo bisogno di refrigerarmi. Oggi è stato un supporto eccezionale, perché oggi veramente necessitava di essere idratati, banane, acqua e di tutto di più, e anche un supporto psicologico, perché scusate se uso questo termine, ma in questo caso serviva anche per darmi un po' di coraggio, perché la situazione era veramente calorosa nel vero senso della parola. E così è stata una bella tappa, è stata una tappa, come vi ripeto prima, dura, però ho avuto la fortuna di passare a Verona, e come sapete Verona è meravigliosa, anche se, concedetemi il termine, incasinata, perché questa mattina il camper ha avuto i suoi dolori a passare. In una situazione lì in centro Verona ho dovuto salire, perché altrimenti non ce la potevo fare, perché non mi avrebbero seguito. Poi, appena usciti dal centro di Verona, sono riuscito a farmi il mio tragitto con mia sorella al seguito, e Martina è riuscita a imboccare la strada giusta per arrivare al traguardo finale. Ma credetemi, Verona è ingestibile dal punto di vista con un camper come il nostro. Comunque, che è andato tutto bene. E durante il viaggio ho incontrato tantissime persone che ci hanno suonato dei complimenti. Oggi non ci ha suonato nessuno per mandarci a quel paese, oggi ci hanno tutti fatto i complimenti. In un bar vicino a 20 km dall'arrivo ho incontrato una persona che diceva che ha fatto il militare dalle nostre parti, però non era artigliere alpino, ma era un artigliere campale, quindi non della fanteria. Però mi ha detto che ha fatto il militare a Tercento, quindi conosceva, sta salutando mia figlia, quindi conosceva praticamente le nostre zone. È stato bello, faticoso, mi ha fatto pensare molto, mi ha fatto pensare che le prossime corse che organizzerò è meglio che il mese di luglio, fine giugno e luglio le lasci stare, perché sono talmente devastanti. Ho dovuto spesso e volentieri buttarmi le bottiglie d'acqua in testa, perché veramente la testa mi scottava. Io quest'anno corso senza bandana perché mi fanno caldo, però mi sa che dovrò ritornare alle vecchie maniere, però veramente mi facevano caldo, non ce la facevo a tenerla. E così, e sono arrivato in zona Legnago verso le 1:30-2, e poi chiaramente ho dovuto aspettare il tragitto, interrompere il tragitto lì un attimo, 5 km dall'arrivo, perché praticamente gli ultimi 5 km li avrei fatti all'arrivo già organizzato a Legnago con una bellissima sorpresa. E sono arrivato praticamente alle 5:30 a Legnago, ho fatto un arrivo programmato, e pensate, all'arrivo a Legnago cosa ho trovato? Ho trovato un'organizzazione stupenda, oltre alle persone ammalate di SLA, ho trovato che mi aspettava il sindaco di Legnago, il signor Lorenzetti, architetto graziano, il signor Toaiari Terenzio, consigliere delegato allo sport di Angiari. Poi ho trovato il fotografo dell'arena Pasotto Nicola, grandissimo anche lui per le foto, scusate. Poi c'era anche il giornalista Tommellieri Fabio dell'arena, e poi c'era l'assessore Luca Falamischia. Dico giusto Falamischia? Non ho sbagliato, lo zio mi ha corretto. Luca Falamischia. E poi c'era appunto Davide Rossin e Simonetta, gli ammalati di SLA e di sclerosi multipla. E è stata un'accoglienza veramente bella, perché non me la sarei mai aspettata. Il sindaco ci teneva personalmente, neoeletto in quel di Legnago, e si è complimentato con noi per l'impresa che è stata fatta e soprattutto per le finalità che sono state decise da fare. E la situazione
si è praticamente abbellito ancora più, perché si sono presentati, appunto, come dicevo prima, a questo bellissimo arrivo anche Renzo Cavestro, che è il presidente ASL di Verona, con la moglie Simonetta, affetta da SLA da moltissimo tempo. Mi ha fatto una bellissima sorpresa anche lui, quindi avevamo veramente due persone che sanno benissimo cosa vuol dire avere una malattia neurodegenerativa. E poi, oltre a queste persone, c'erano anche due carissimi. Uno era anche un consigliere, appunto, Toaiari Terenzio, che è il consigliere delegato di Anjari e allo sport, che è anche un mio amico di Naia, del primo 87 gruppo conegliano, grandissimo, con l'altro mio amico Guerrini, che abbiamo fatto il militare assieme nel 1987. Mi hanno fatto una bellissima sorpresa. Uno è venuto da Verona e uno è proprio qui di Anjari, quindi giocava in casa. E poi così. È stato, appunto, un bellissimo arrivo, abbiamo fatto le foto al camper, mi hanno fatto un'intervista, insomma, di tutto di più. Il sindaco ci ha offerto da bere a tutti, quindi è stata una bellissima cosa. E poi cosa c'era da fare? C'era solo da pensare dove andare stasera. E pensate dove siamo andati stasera: siamo stati accolti dallo zio e la zia di Martina, che sono qui di Legnago, e praticamente ci hanno ospitato in questo bellissimo giardino con la loro casa che mia sorella Maria Luisa vi ha appena fatto vedere, e ci hanno offerto una deliziosa cena con del vino buonissimo. Stasera abbiamo bevuto il Clinto e un Ribolla Gialla. Mia sorella, dopo tanti anni, ha riassaggiato il Clinto. A canna l'abbiamo mandato giù, vero Maria Luisa? Sì, vero? Ok, mia sorella mi fa così, perché mi sta riprendendo. Ok, chiaramente ringrazio anche l'amica di Martina, la Mariana Muschio, che è la responsabile, appunto, dell'azienda Alter di Legnago, che giocava in casa praticamente, è stata la prima nostra sostenitrice come azienda. E dopo qui il nostro zio Celi e la zia Gigliola e anche lo zio Massimo ci hanno accolto nella loro meravigliosa casa e ci hanno offerto, come vi dicevo prima, una cena che di più non si può. Oggi ci siamo lasciati andare anche con il vino. Per il resto, domani ci dobbiamo preparare per partire da, appunto, da Legnago in Chel di Rosolina. Sono altre centinaia di chilometri. Domani mi fa paura, perché ho visto le previsioni del tempo, non esiste una nuvola in tutta l'Italia. Domani ci sarà un sole cocente dalla mattina alla sera, chiaramente come oggi, ma domani dicono che è ancora di più. Ci alzeremo prestissimo domani mattina, alle 3:30, alle 4 partiremo e cominceremo la strada. Vedremo cosa ci aspetta. Per il resto non ho nient'altro da dirvi che da ringraziarvi e ringraziare soprattutto le aziende che hanno dato una mano, perché sono sempre presenti. Senza di loro tutto il nostro ricavato non sarebbe stato devoluto ai malati, quindi i malati, grazie alle loro donazioni, avranno veramente una speranza in più per avere della ricerca scientifica, per avere dei supporti psicologici, per avere delle visite gratuite, neurologiche, fisioterapiche, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi importantissimo per il proseguo di questa ricerca scientifica. Per il resto basta, non ho nient'altro da dirvi, non vi voglio tediare ancora di più. Mia sorella vi farà ancora una panoramica. Fagli vedere, come si dice in Friuli, Yamui, l'albero degli Yamui, la via. In Furlan i Brombui. Fagli vedere la via, che sono belli. Guarda che razza di albero. Se vuoi fare una zoomata. Grazie. Grazie mille. Ah, fatto la saluta lo stesso, Mary, non importa della diretta. Ciao. Grazie. E insomma così. La casa dovrebbe essere del 1800. Bellissima. E così, speriamo, appunto, stanotte di dormire sicuramente meglio, perché stanotte faceva un caldo atroce anche in camper. E la situazione è questa. L'unica cosa che vi chiedo: continuate a sostenerci, continuate a seguirci, perché senza il vostro supporto tutto questo non avrebbe un proseguo. E domani sera farò anche il video dell'arrivo, appunto, in quel di Rosolina, e poi ci delizieremo nel mare. Spero di buttarmi nel mare a rinfrescarmi domani, quando arriverò lì, appunto, al traguardo finale della nostra sladige di quest'anno.
così, adesso vi lascio, ringrazio Tony, ringrazio tutto il gruppo dell'ASLA, il mio direttivo che ha praticamente mi sta seguendo, mi sta controllando, mi sta sempre aggiornando su tutto quel che accade, per tutte le feste che si sono fatte lassù anche in mia assenza. Sappiate che come sezione di Pordenone abbiamo 38-39 avvenimenti all'anno, quindi di iniziative, quindi pensate che razza di molle di lavoro nel senso di volontariato abbiamo fatto, col piacere sempre nel cuore, senza pretendere niente in cambio. Quello che voi ci date, il vostro supporto, la vostra cortesia e il vostro aiuto è quello che ci manda avanti, senza di voi non riusciremo a fare niente. Grazie di cuore, un bacio a tutti quanti. E domani ci sentiamo per l'ultimo bollettino del calore che incontrerò lungo il mio tragitto. Un abbraccio di cuore a tutti e buona serata.